Consiglio provinciale della CISL di Arezzo con tra l'altro un importantissimo ospite, il segretario nazionale della CISL. Sì, una cosa molto importante, il Consiglio Generale è di per sé un momento importante per tutta l'assise provinciale della CISL perché è il punto più alto della proposta della nostra organizzazione sindacale. Avere oggi il segretario generale Luigi Sbarra è ancora più importante e determinante visto che ieri è stata presentata un'agenda della nostra organizzazione sindacale da presentare alla politica. Chiunque sarà la compagine che si presenterà a guidare il nostro paese dovrà avere presente i nostri punti importanti: lavoro, formazione, coesione sociale, tutti argomenti importantissimi, PNRR e ovviamente tutti quegli argomenti che serviranno a salvare il lavoro e i lavoratori e i pensionati dal momento difficilissimo che stiamo vivendo. Ecco, segretario, ha presentato anche una serie di punti, preparato una serie di punti per l'agenda del nuovo governo. Quali sono i principali? Ma intanto pensiamo ad un problema di metodo, di modello, di relazioni sindacali. L'auspicio è che il nuovo governo si apra al confronto, al dialogo con le parti sociali per valorizzare il protagonismo delle forze del lavoro. E poi ci sono alcune priorità che noi indichiamo, prima di tutto il lavoro va rilanciato sotto il profilo qualitativo, quantitativo, va collegato ad una politica vera di investimenti pubblici e privati e va ancorato ad un principio di intervento forte sulle politiche attive, sulla formazione, sulla crescita delle competenze.